Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar Formule in Excel. Grazie a Valentina per la presentazione. Iniziamo subito partendo dalla prima slide, che ci introduce le quattro parti in cui è diviso il webinar. La prima parte tratteremo l'introduzione dei concetti basilari necessari assolutamente per l'utilizzo del programma in generale e in più in particolare per la parte di formule. Per quanto riguarda invece la parte 2, vedremo la somma e alcune delle altre più comuni funzioni, minimo, massimo, la media aritmetica e via dicendo. Nella parte 3 tratteremo invece tre funzioni in modo più specifico. Queste tre funzioni sono somma se, conta se e la cerca verticale. Nella quarta parte, infine, daremo un'occhiata a quelli che sono gli errori più comuni, sia riscontrati automaticamente dal programma, sia per l'utente che si approccia a utilizzare le formule in maniera professionale. Partiamo quindi subito dalla prima parte, introduzione e concetti di base. È importante, prima di ogni altra cosa, dire una cosa apparentemente molto banale, ma fondamentale. Quando si apre un foglio elettronico, possiamo notare subito che, oltre a ogni cella, di cui la cella attiva, ne abbiamo una chiara immagine proprio qui sulla slide, bisogna tenere d'occhio la barra delle formule e la riga di digitazione. È da lì infatti che faremo partire ogni nostra formula. Excel e i corrispettivi programmi anche open source hanno tutti una caratteristica fondamentale. La barra delle formule e la riga di digitazione è il posto dove si crea la formula e dove rimarrà anche successivamente scritta la formula. Mentre la cella attiva, quella che abbiamo scelto per dare vita alla nostra formula, farà vedere solo il risultato. È una rappresentazione del risultato. Quindi dobbiamo tenere di conto questa importante nozione basilare. C'è un modo per visualizzare il testo della funzione direttamente nella cella. Potete seguire il percorso menu, strumenti, opzioni, visualizza, casella di controllo, formule, oppure semplicemente anteponendo il simbolo apice proprio prima della nostra formula scritta. Verrà scritta esattamente la formula che abbiamo già preparato, impressa nella cella e non solo nella riga di digitazione. Ma arriviamo all'inizio del nostro tema trattato. Una formula, o una funzione di quelle predefinite che più tardi vedremo, si distingue da un dato costante iniziando con un segno di uguale. Per dar vita a qualsiasi cosa che sia una formula, per comunicare al programma che si sta avviando una funzione, bisogna digitare sulla barra delle funzioni, della riga di digitazione, il simbolo uguale. Spesse volte trovate, a seconda della versione del programma che state utilizzando, proprio un tasto con il simbolo dell'uguale esattamente accanto alla riga di digitazione, che vi permette quindi di farlo più velocemente ancora che scrivendo sulla tastiera. Una formula deve sempre cominciare con il simbolo uguale. Il simbolo uguale comunica ad Excel che il contenuto della cella è una formula. Attenzione, senza il simbolo uguale la formula non è completa. Invece di operare il calcolo nella cella, comparirà semplicemente come risultato, direttamente il testo della formula. Quindi rischiamo di non vedere compiuta la formula che avevamo precedentemente preparato. È un errore banale, ma un errore che può succedere soprattutto quando uno inizia a utilizzare il programma le prime volte. Qui su questa slide possiamo vedere più precisamente quale è il possibile risultato di visualizzazione di un errore così banale. No? Vedete nella parte a sinistra la formula scritta prima di essere inviata, di essere confermata, di aver premuto invio per intendersi, o di aver cliccato sul simbolo di spunta che verifica che quell'operazione di scrittura è terminata. E dopo aver confermato la formula rimane esattamente come era, perché davanti non c'è un simbolo di uguale che attiva il motore di calcolo di Excel. Per attivare quel motore di calcolo che mi permetterebbe di sviluppare questa formula qui, avrei bisogno esattamente di utilizzare il simbolo uguale. Quindi vediamo brevemente le ultime slide. Abbiamo detto che quindi il contenuto della riga di digitazione o della barra delle formule è
la formula vera e propria, rimarrà la formula vera e propria, mentre all'interno della cella attiva avremo solo una rappresentazione finale del risultato. Abbiamo anche detto che possiamo fare in modo, attraverso un percorso, in particolare menu, strumenti, opzioni, visualizza e cliccando su, spuntando la casella di controllo formule, possiamo avere il risultato di vedere all'interno direttamente della cella la funzione fatta e finita. Possiamo altresì utilizzare la tastiera e diciamo anteporre a tutta la formula il simbolo apice. Abbiamo detto che per attivare quel motore di calcolo, per sollecitare Excel sul fatto che abbiamo attivato una formula, una funzione predefinita, dobbiamo sempre scrivere e cominciare con uguale. All'interno di una forma, della formula si possono usare le seguenti operazioni. Classiche operazioni, no? Tipiche anche della nostra carriera scolastica. Somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. In più ci abbiamo messo anche la potenza, come potete vedere dalla slide. Questa è la sintassi corretta, cioè l'utilizzo degli operatori che servono per svolgere queste operazioni. Mentre la somma ha il più proprio come lo conosciamo, e la sottrazione il meno esattamente anche questo come lo conosciamo, la moltiplicazione e la divisione in termini di Excel utilizzano l'operatore asterisco, che fa da per, e l'operatore slash o barra, diciamo, per fare la divisione. Trovate tutti gli operatori principali, quelli più comuni, nel tastierino numerico a destra sulla tastiera. Questi sono degli esempi veri e propri di formule. Andiamo a vedere un attimino più però ancora i concetti generali e introduttivi che ci servono per utilizzare le formule in Excel. Le priorità dei simboli all'interno di una formula sono proprio le stesse che si utilizzano in algebra, come da slide, per risolvere le operazioni presenti, quindi con una priorità maggiore da parte della moltiplicazione e della divisione rispetto alla somma e alla sottrazione. Da destra a sinistra in una formula possiamo trovare l'ordine delle operazioni, che è quello che segue. Le parentesi hanno una priorità su tutto, ovviamente. Potenze, moltiplicazioni e divisioni e addizioni e sottrazioni, proprio come siamo abituati a pensare in algebra corrente. Si possono utilizzare in una formula sia valori espliciti che i riferimenti delle celle. Per riferimento delle celle si intende praticamente, voi vedete c'è una corrispondenza fra le colonne che sono evidenziate, riferite attraverso le lettere dell'alfabeto, e le righe, quelle orizzontali, che sono invece così nomenclate da una striscia di numeri progressivi. Quindi un riferimento è in realtà la prima lettera della colonna e il numero della riga messi insieme, quindi A1 per esempio. Possiamo mischiare l'utilizzo di riferimenti con valori espliciti, valori numerici, come per esempio in questo caso, in questi casi avviene direttamente nella slide. Come dicevo, infatti, il riferimento della cella corrisponde alla lettera della colonna dove si trova, subito seguita dal numero della riga che occupa. In una formula in realtà si usano sempre i riferimenti celle. Perché vi ho scritto che si usano sempre i riferimenti celle? Perché senza dubbio i riferimenti delle celle ci danno dei grossissimi vantaggi. Vediamo insieme quali sono. Utilizzare i riferimenti celle permette di ricalcolare il risultato in modo automatico. Ora va da sé che se io utilizzo Excel per trattare dei dati, per utilizzare questi valori, addirittura utilizzando delle formule che possono essere di tipo di calcolo, matematiche, ma anche di molti altri tipi, dopo lo vedremo,
ho bisogno di lavorare su dei dati che sicuramente ho già presenti, perché li ho messi prima, oppure perché ce li ho magari che mi hanno inviato, ma comunque devo modellare quei dati. L'utilizzo di quei dati fa sì che certi valori possano talvolta cambiare. Facciamo un esempio, se io ho un negozio e devo fare un inventario, io magari vendo il pane, vendo il latte, è chiaro che tutti i giorni sforno un tot di pane, ma man mano che lo vendo il pane diminuisce. Allora, per vedere quanto pane mi avanza, per vedere quanto pane ho venduto, ho bisogno di avere dei numeri che siano modificabili. Se faccio riferimento al valore, è chiaro che devo tutte le volte io sia rimettere il valore magari nella tabella che mi sono preparato, sia all'interno della formula. Mentre con il riferimento mi basta modificare quel valore all'interno della tabella e facilmente ho il risultato automaticamente calcolato, avendo predisposto ovviamente prima la formula correttamente. I riferimenti possono anche essere estesi ad altri fogli della stessa cartella di lavoro o anche a fogli di altre cartelle di lavoro. Certo. Potete vedere qui, mi dispiace non potervi mostrare direttamente sul foglio elettronico, ma vi invito a tenere un foglio elettronico aperto e verificare quello che stiamo dicendo. Cioè, vi basterà in realtà, dopo l'uguale, andare a fare un clic direttamente su una cella del foglio accanto, per esempio, per avere un risultato uguale foglio, per esempio in questo caso Luci dice 3, ma potrebbe essere il 2 per noi che magari ne abbiamo solo 2. Punto esclamativo A1. Quindi lui, grazie a questa sintassi, che cosa fa? Capisce che il dato, la cella da cui io devo andare a prendere il valore che c'è all'interno, si è situata in uno stesso foglio di quel file che sto utilizzando, per l'appunto nella cella A1. Foglio 3 potrebbe anche essere sostituito dal nome del foglio, no? Se io ho rinominato correttamente per un utilizzo ordinato i miei fogli, magari chiamando un foglio direttamente dati e un foglio invece calcoli o somma, posso andare a cliccare sul foglio dati e naturalmente invece di foglio 3 avrò dati, punto esclamativo, A1, se è A1 la cella dove ho ubicato il mio contenuto. I riferimenti possono essere relativi o assoluti. Un riferimento relativo, e stiamo parlando del caso standard, è un riferimento che cambia in relazione alla posizione dove è spostata la formula. Cioè, se io preparo una formula nella cella A3, magari, di dei dati che ho in A1 e in A2, se poi la sposto nel foglio, i riferimenti potrebbero cambiare a seconda della sua posizione. Nel caso invece di un riferimento assoluto, non cambia alcun riferimento quando viene spostato, cioè dirò sempre a quella formula, ovunque io ti ubichi all'interno del foglio Excel, attenzione, utilizza sempre quel riferimento cella, per esempio A1. Il simbolo utilizzato per impostare un riferimento assoluto è il simbolo del dollaro, lo trovate sopra il 4, per intendersi, ovviamente bisogna tenere premuto Shift, un maiuscolo in italiano per attivarlo. Questo simbolo davanti a una colonna e a una riga permette di far sì che quelle coordinate siano fissate e rimangano diciamo sempre quelle invariate, appunto assolute, a prescindere da dove viene spostato la funzione che io ho appena eseguito. Il calcolo che ho fatto. Un altro modo in cui si può ottenere molto più velocemente che inserendo volta a volta il dollaro davanti a colonne e righe è quello di premere F4. F4 in Excel, maiuscolo F4, quindi Shift F4, nel caso stia utilizzando un programma open source, fra OpenOffice, LibreOffice, Calc, quello che preferite utilizzare. C'è questa piccola differenza e variazione. Quando voglio attivare una funzione di cui conosco magari il nome, di cui conosco anche il senso, ma non conosco bene la sintassi, non posso scriverla direttamente io a mano,
posso cliccare sul tasto FX. Il tasto FX è il tasto della creazione della funzione guidata. La sua ubicazione dipende ovviamente dal tipo di versione di programma che utilizzate, ma lo trovate sempre assolutamente nella prima area utile, che è quella accanto alla riga di digitazione. Nel caso ci fossero dei problemi a rintracciarlo, vi basterà andare alla scheda formula e troverete di certo la creazione guidata della funzione. Il simbolo comunque che lo rappresenta è sempre f di x, cioè una funzione di x. Vediamo che cosa vuol dire. Vedete, questa è un'altra, per esempio, visualizzazione, ma dall'inglese. Se io clicco su questo pulsante di creazione guidata della funzione, quello che otterrò in termini di resa è l'apertura di una finestra che mi presenta tutte le funzioni predefinite che io posso scegliere all'interno del programma. Le funzioni sono divise per categorie, sulla slide ne possiamo vedere. C'è una categoria non segnalata sulla slide, che è prima anche di tutte che appare normalmente, che è le funzioni utilizzate più recentemente. Quindi più utilizzate una funzione, più lui ogni volta la associa a quella gruppo, a quel gruppo di funzioni che voi, siccome utilizzate spesso, vi mette tutte insieme per permettervi di velocizzare il vostro flusso di lavoro e non dover tutte le volte andarla a ricercare. Le funzioni possono essere divise per categoria, appunto, finanziarie, data e ora, matematiche, trigonometriche, statistiche, ricerca e riferimento, database, testo, logiche, informative e definite dall'utente. Ora, quello che interessa particolarmente a noi è che per attivare velocemente una ricerca di una funzione, voi mi potreste dire, ma io non so se la mia funzione è ubicata sotto matematiche, trigonometriche o statistiche o chissà che altro. Benissimo. Se cliccate sulla voce tutte e poi fate un clic all'interno della finestrella funzioni, dove sono proprio scritte le funzioni, quella che inizia con adesso per intendersi, ci fate un clic dentro, vi basterà premere l'iniziare la funzione e scorrere fino al nome della funzione, invece di scorrere con la rotellina del mouse per diverso tempo. Ma che cos'è una funzione? Una funzione in Excel è una formula predefinita. E le funzioni hanno le seguenti caratteristiche: un nome, una parentesi e dei parametri o argomenti a seconda del tipo di funzione di cui si sta parlando. Gli argomenti all'interno della funzione possono essere molti e vengono suddivisi da un simbolo preciso, il punto e virgola. Punto e virgola ci permette di dire in quella funzione: guarda, utilizzami la funzione di somma di questo e questo e questo. Quel e è rappresentato proprio dal punto e virgola. Il numero degli argomenti è sempre maggiore di 1 al numero dei punti e virgola che li dividono. Questa è una banalità, è chiaro, perché dopo ogni argomento, se ne voglio aggiungere un altro, devo mettere un punto e virgola, e quindi è chiaro che il primo non ce l'ha e perciò saranno sempre uno di meno. Mi raccomando, è ovvio che oltre al nome, alla parentesi e ai parametri e argomenti, prima di ogni altra cosa c'è sempre il simbolo uguale. Avremmo avuto un'altra possibilità di condivisione dello schermo per rivedere praticamente tutti quei passaggi necessari che abbiamo ora visto per iniziare davvero a parlare di formule in maniera pratica e più approfondita. Ma vi lascio adesso un momento per fare delle domande, dei dubbi a mail, l'indirizzo webinar@progettotrio.it, oppure segnalare direttamente tramite la chat. Ora chiediamo a Valentina, che sta già diciamo scorrendo un attimo le possibili domande, di venire qua e raccontarci qualcosa. Buongiorno a tutti, possiamo leggere le domande che ci sono pervenute tramite email. Allora, la prima domanda che ci è arrivata è questa. I riferimenti assoluti possono essere assegnati anche solo alle colonne o devono essere per forza relativi sia alle colonne che alle righe? Beh, riferimenti assoluti, facciamo un momento anche di ripasso, anche se le cose dette sono già molto presenti. I
simbolo di, per definire un valore un riferimento assoluto è il simbolo del dollaro, come si è detto. Io vi ho detto durante le slide, in effetti, di metterlo sia davanti alla colonna che davanti alla riga. È chiaro che questo è possibile anche solo per la colonna o solo per la riga, d'accordo? Quindi sì, è possibile metterlo solo riferito a una colonna o solo riferito a una riga. Bisogna vedere l'utilizzo che se ne deve fare. Cioè, per quale motivo uno potrebbe essere spinto a bloccare solo la riga o solo la colonna? Dovete sapere che se voi andate su quella parte in basso a destra della cella attiva, dove avete messo la vostra funzione, e trascinate dal quadratino nero, quando il cursore diventa un simbolo di crocetta, trascinate giù la funzione, in automatico Excel che cosa fa? Capisce che voi volete trasportare quella funzione su tutte le celle sottostanti e che fa? Scala relativamente, quindi con riferimenti relativi di 1, aumentando di 1 il numero delle righe, ma rimanendo per esempio sulla stessa colonna se le trascina verso il basso. Quindi magari in questa situazione potrei dover bloccare semplicemente una delle due, o se voglio trascinarla in orizzontale e quindi mi cambia solo la riga, potrebbe non esserci nemmeno bisogno di bloccarla, tanto se trascino in basso nella stessa colonna, la colonna rimane uguale, quello che cambia e aumenta progressivamente è il numero delle righe. Quindi sì. Benissimo, perfetto, grazie mille. Eccoci nuovamente dentro. Iniziamo la parte 2. Nella parte 2 vedremo più attentamente la somma e quelle funzioni più comuni, che ci si trovano ad affrontare normalmente. Partiamo subito. Vediamo qui la funzione somma. Funzione somma, vedete, ci sono molti modi di scriverla. Vi avrei fatto vedere con la condivisione dello schermo, magari se riusciamo ad avviarla poi ripartiamo esattamente rifacendo tutti quei passaggi anche all'interno del foglio elettronico. La funzione somma si scrive, partendo sempre con l'uguale, il simbolo uguale all'inizio, come somma, aperta parentesi, tutti i termini relativi, quindi tutti gli argomenti, 1, 2, 3, 4, 5, divisi dal punto e virgola. Mi raccomando, vedo quindi nel slide c'è la virgola, è in inglese la virgola, divisa da un punto e virgola, e il risultato che potremo avere da questi esempi che abbiamo, vedete per esempio se sommo 1, 2, 3, 4, 5, il risultato, cioè quello che vedo solo all'interno della mia cella, sarà il numero 15. Così, in questo caso, in una scritta sottostante con riferimenti più chiari, quindi A1, B1, C1, chiaramente la somma sarà A1 più B1 più C1, bisogna vedere quant'è il valore, se fosse 1, 2 e 3 sarebbe 6. Così altrettanto questi valori possono essere mischiati, d'accordo? Quindi possono essere sia valori inseriti manualmente da noi direttamente o riferimenti, anche se abbiamo detto prima che è sempre buona norma utilizzare riferimenti per permetterci quel ricalcolo automatico semplicemente variando i dati della tabella da cui li stiamo prendendo. Il nome della funzione, grazie a cui possiamo trovarla all'interno della finestra di creazione guidata della funzione, è somma. Quindi per tutte le operazioni basilari, lo diciamo subito, il nome dell'operazione, della funzione che noi ricerchiamo è direttamente il nome del risultato dell'operazione. Quindi la somma o nel caso il prodotto per la moltiplicazione e il quoziente per la divisione. Abbiamo detto il nome della funzione è somma. Gli argomenti di questa funzione, vedete, sono 1, 2, 3, 4 e 5, come dicevamo prima, della funzione sovrastante. Quindi solo dividendo esattamente in questa maniera non avremo alcun errore e direttamente il risultato nella nostra cella. Ma potrei anche non dover prendere dei valori tutti staccati, con quel famoso punto e virgola che mi sta a dire e questo, e questo, e questo, e quest'altro valore. Invece di prendere 1, e 2, e 3, e 4, e 5, come era prima, potrei prendere due o più celle da uno stesso foglio che si chiamano per l'appunto intervallo. È possibile che le celle di un intervallo siano adiacenti o non adiacenti. Di solito per, come riferimento si prende l'intervallo di celle adiacenti.
Basta tenere cliccato sopra col pulsante sinistro del mouse, sopra una delle celle che ci interessa, la prima dell'intervallo, e tenerlo premuto fino al raggiungimento con il cursore del mouse dell'ultima cella dell'intervallo stesso. La sintassi per inserire un intervallo in una formula o funzione è così definita: il nome di riferimento della prima cella in alto a sinistra e il nome seguito da due punti e dalla cella di riferimento in basso a destra della selezione. Ora, nel caso in cui la selezione sia di una colonna, quindi di tutte le celle adiacenti, ma su una stessa colonna o su una stessa riga, laddove quindi non fosse possibile avere una prima a sinistra e una prima a destra, perché se siamo in colonna sono tutti sulla stessa colonna, per l'appunto, saranno semplicemente la prima e l'ultima. Ma nel caso di una selezione come quella che abbiamo in slide, vedete che il riferimento che mi viene fornito è la prima cella, quella in alto a sinistra, A1, e l'ultima cella, quella in basso a destra, B2, suddivise dai due punti. I due punti, al contrario del punto e virgola, che si era detto era e questo e questo e questo, questo doveva rappresentare, i due punti rappresentano un da qui a qui, da questa cella all'ultima cella. Vedete infatti alcuni altri esempi di intervalli, proprio quello in colonna e quello in riga, di cui stavamo parlando poco fa. È chiaro che, non essendoci la possibilità di avere nella colonna una cella a sinistra e una cella a destra, sono semplicemente la prima e l'ultima, e così, se ragioniamo in orizzontale, quindi su una riga, sono sempre la prima e l'ultima. Chiaramente cambia l'indice della colonna, mentre sopra cambiava l'indice della riga perché ci stavamo muovendo in verticale. Gli intervalli possono essere usati come argomenti di una funzione, permettendo di risparmiare decisamente tempo. Vediamo nella slide come è diversa una funzione assolutamente semplice e basilare utilizzando l'intervallo al posto del punto e virgola. Guardate che roba c'è in quella somma che contempla tutti quegli argomenti che potevano essere scritti più facilmente semplicemente utilizzando la prima cella dell'intervallo, due punti, quindi da qui a la seconda cella dell'intervallo C4. Bastava scrivere due riferimenti invece di scriverne sopra, vedete quanto. Riproviamo adesso a lanciare la condivisione dello schermo. Vi richiedo quindi, se vi apparisse, come speriamo, la finestra che vi chiederà di attivare la condivisione dello schermo, di cliccare su View Screen. Ok, dovremmo esserci, quindi appena io adesso darò l'avvio condivisione dello schermo, voi, mi raccomando, cliccate su View Screen. Chi non avesse Java sul computer e quindi non potesse attivare questa cosa, gli venisse chiesto di scaricare un programma, naturalmente può scaricarlo e mettersi nelle condizioni di avere la possibilità di avviare la condivisione. Quindi dovreste avere ricevuto la schermata in questo momento, View Screen. Se avete cliccato correttamente, ci troviamo davanti un foglio di Excel. Avete intravisto una serie di cose che ci siamo preparati, ma visto che noi siamo, diciamo, adesso nella condizione in cui dobbiamo recuperare un po' del tempo perso, vi faccio io una specie di leggero riassunto di quelle cose che sono poi quelle principali che dovevamo vedere prima. Abbiamo detto che su una cella, se io scrivo una funzione qualsiasi, come una semplice somma, e confermo, non ho alcuna risposta dal motore di calcolo di Excel, ovviamente se non metto il tasto uguale davanti. Devo inserire il simbolo uguale, o premo il tasto uguale. A questo punto quello che vedo è che nella mia cella c'è scritto 3. Se io ci faccio un clic sopra e la rendo cella attiva, no? Quindi incorniciata, evidenziata, posso vedere in alto, sulla riga di digitazione, direttamente la formula. Normalmente questo è il come funzionano queste cose, ma abbiamo detto che io posso andare semplicemente a metterci davanti un apice,
cercare altro, e quell'apice mi dà la possibilità di raggiungere il risultato di vedere pubblicata nella cella la mia formula stessa. Abbiamo poi detto che, vedete, se io voglio utilizzare il riferimento, ho bisogno di alcuni dati. Quindi, semplicemente inseriamo alcuni numeri con questo, diciamo, modo molto semplice per capire esattamente di cosa stiamo parlando. E se io ho questi bei tre numeri, 1, 2 e 3, e voglio lanciare la mia funzione che li somma, d'accordo? Ancora non lancio la funzione definita che abbiamo guardato ora, per cui abbiamo avviato la condivisione. Vi faccio un po' il riassunto delle puntate precedenti della parte 1, d'accordo? Allora, e clicco direttamente, invece di andarmi a trovare il riferimento, che sarebbe in questo caso B2, vedete, posso cliccare direttamente sopra il mio 1 e avere come risultato il fatto che viene pubblicato automaticamente all'interno della riga di digitazione. Poi aggiungo il simbolo, che è l'operatore della funzione somma, il più, e vado a cliccare sul secondo numero. Aggiungo ancora il più e vado a cliccare sul terzo. Una volta inviata l'operazione, quindi confermata, avete visto, finché il mio cursore lampeggiante è ancora fermo sulla riga di digitazione, qui accanto, dove c'era l'uguale prima, poco fa, ci sono questi due simboli. Ora, questo dipende dalla versione di Excel o di OpenOffice, LibreOffice, che è molto simile. Possono cambiare le icone, vi assicuro, ma le funzionalità sono assolutamente le stesse. Su questo computer abbiamo installato, per esempio, LibreOffice Calc, ma vi assicuro che su Excel le cose variano solo minimamente graficamente, e se ci sono delle variazioni maggiori, state tranquilli che vi dico io che c'è qualcosa di differente. Potete notare adesso che qui accanto io ho accetta e annulla, cioè una X rossa che rimane fra l'altro anche nell'interfaccia di Excel. E se vogliamo essere puntuali assolutamente, vedete che in Excel, come vi avevo mostrato prima nelle slide, e potrete riandare a guardare più tardi quando disattiveremo la condivisione, c'è un simbolo di spunta verde, simbolo di spunta verde al posto del simbolo qui, che hanno utilizzato il simbolo dell'invio, ma il concetto non cambia mai, d'accordo? Quindi che io decida di confermare la mia operazione direttamente cliccando sul simbolo di invio, sul simbolo di spunta che trovo qui accanto alla riga di digitazione, oppure che prema il tasto invio più facilmente, il risultato è sempre che la rappresentazione finale si trova esattamente qui dove me l'aspettavo nella mia cella, mentre in alto, sulla riga di digitazione, trovo esattamente con i giusti termini e riferimenti che mi servivano B2, B3, B4, che vengono sommati, e quindi questo era utilizzando un riferimento. Dicevo prima che le coordinate possono essere relative e assolute. Se guardate, io ho trascinato adesso, semplicemente andando sulla parte in basso a destra della mia cella attiva, la funzione più in basso. Vediamo che cosa è successo. Perché vedete già da soli che i numeri rappresentanti il risultato sono assolutamente differenti, d'accordo? Se guardate, quello che è cambiato è che qui sopra, proprio nella riga di digitazione, e vi invito, se avete la condivisione attiva in questo momento, e spero davvero di sì, in basso a destra ad andare a trovare la percentuale di zoom che vi permette di avvicinarvi e vedere meglio quello che sto facendo io sul mio computer. Questa, diciamo, che era la mia funzione con i riferimenti, erano B2, B3 e B4. Se io vado a cliccare qui sotto, su quella dopo, scusate, senza essere nella modalità di modifica, vedo che ho esattamente, invece di B2, B3 e B4, B3, B4 e B5. Quindi, come vi avevo detto, relativamente lui capisce che io vorrei applicare lo stesso tipo di operazione anche alla cella più in basso, e quindi scorre di uno sulla stessa, per l'appunto sulla stessa colonna, ma senza, cioè cambiando la riga, ma non la colonna. Ci chiede Letizia se possiamo, appena possibile, fare un esempio dell'utilizzo di un'applicazione del simbolo di riferimento assoluto. Quindi, per l'appunto,
prendiamo la richiesta di Letizia come nostro, diciamo in questo momento, esempio, e se io vado qui, proprio nell'area di modifica della formula, e premo Shift F4, vedete, in ogni spazio di coordinata, Shift F4 per me che utilizzo un programma open source, ve l'ho detto, ma per chi di voi stesse utilizzando Excel, questa è una piccola differenza, semplicemente F4, d'accordo? Vedete che quando io premo Shift F4, tutta la coordinata automaticamente si prende il simbolo di dollaro davanti sia alla colonna che alla riga. Ma vi dico io quello che stavo dicendo prima. In questo caso, tanto mi muovo sulla stessa colonna. Se mi muovo sulla stessa colonna, quel B, che è relativo al riferimento di dove vado a prendere i valori, rimarrà sempre B. Perché spostandosi sulla colonna, lui riconosce che si trova sulla stessa colonna. Quando io invece metto il riferimento del dollaro sulla riga, lui sa che deve mantenere quella riga. E quindi terrà sempre, anche se trascino giù la mia funzione, B2, B3 e B4. Facciamo una prova. Anche evitando di mettere il simbolo del dollaro davanti alla B, visto che la prova la facciamo in questo momento in verticale. Allora, la nostra funzione apparentemente nel risultato non cambia affatto, no? Il risultato è sempre la rappresentazione finale, è uguale a prima, è sempre 6, perché 1 più 2 più 3 fa sempre 6, non è cambiato con il simbolo del dollaro. Ma quello che è cambiato è che se io ora prendo di nuovo la mia cella e la trascino verso il basso, vedete che adesso ho lo stesso identico risultato, perché sia nella cella sottostante che in quella ancora sotto, B2, B3 e B4 sono sempre i miei valori di riferimento assoluti, cioè ovunque io mi sposti all'interno del foglio, gli ho appena detto, guarda, utilizzami questi valori. Va da sé che per fare un esempio completo io vi debba far vedere che se io prendo sempre la mia cella, quella dove ho fatto nascere la mia somma veloce, e mi sposto in orizzontale, vedete che qui certe cose cambiano di nuovo. Perché? Perché ancora una volta è cambiato qualcosa. Vi ho detto io, vedete, cercate di mettere a frutto il fatto del simbolo del dollaro, ma di usarlo quando è necessario. Noi sapevamo di doverci muovere solo in verticale e quindi l'abbiamo messo solo davanti al numero della riga. In realtà, però, così, spostandoci di colonna, ovviamente che succede? Sono le lettere a cambiare, quindi da B si diventa C. Ma in C non c'è niente, come ci fa vedere benissimo lui. Siccome non c'è niente, ecco che sarebbe necessario mettere un simbolo alla mia precedente operazione, questa qui, un simbolo del dollaro anche davanti alla colonna. Mettendolo davanti alla colonna, questo mi permetterebbe facilissimamente, sempre premendo Shift F4 se state utilizzando un programma open source, mentre F4 soltanto se state utilizzando il programma Excel. Allora, mi permetterebbe facilmente di andarmi a riprendere tutti quanti, sempre gli stessi riferimenti. Bene? Altrettanto, Letizia ci chiede, oltre collegamento permettendo la possibilità di vedere un'applicazione del riferimento assoluto attraverso il simbolo del dollaro, come abbiamo appena fatto, l'utilizzo del punto e virgola nel caso di più argomenti all'interno di una funzione. Questa è una bella domanda. Intanto andiamo a vedere velocissimamente ancora una volta quello che si era detto nella parte 1. Nella parte 1 noi avevamo detto che c'è un tasto sulla riga di digitazione, tra l'altro molto vicino alla riga di digitazione, alla sua sinistra, f di x, creazione guidata della funzione. Anche qui le differenze sono minime di interfaccia principalmente tra i programmi open source e Office Excel, facilmente identificabili in un FX che qualche volta ha delle stelline, qualche volta non ce l'ha, ma insomma è sempre la stessa icona in fondo, può cambiare il suo aspetto, ma non cambia mai la sua funzione, che è quella che ci permette di aprire la creazione guidata della funzione. Anche qui, questa è la finestra che vediamo subito e il discorso che facevo prima, se vi ricordate bene,
era proprio sul fatto che le funzioni sono divise in categorie. Vedete, se io clicco sulla freccetta qui delle categorie, mi apre tutte quante le possibili categorie che posso vedere. Io vi avevo detto, però guardate, oltre a tutte queste categorie, se io non dovessi conoscere l'ubicazione della funzione che voglio andare a riscontrare, oltre a tutte, che è appunto la categoria che di base di solito viene aperta, c'è un'usata più di recente. Anche qui non si fa differenza tra i programmi open source e quelli non open source. Cioè, possiamo facilissimamente trovare le stesse identiche categorie, perché sono per prassi, ormai si dicono queste, e anche il nome delle funzioni e la loro sintassi non cambia, se non con la differenza della lingua. Cioè, vengono tradotte in inglese e in altre lingue come noi le traduciamo in italiano. Noi ci facciamo bastare per adesso l'utilizzo di quelle italiane. Dicevo che un modo veloce per scorrere le funzioni, invece di utilizzare le freccette per arrivare magari fino alla somma, o addirittura chi di voi sta usando il mouse, la rotellina del mouse, che comunque implicherebbe per arrivare alla S, visto che sono facilmente in ordine alfabetico, diverso tempo per il raggiungimento finale della funzione che ci interessa noi in questo momento, che è S somma. Se io faccio un bel clic qui su adesso, ho attivato il riquadro funzione, vedete funzione scritto qui. In questa maniera mi basta premere facilissimamente la lettera S e subito sono già trasportato alla lettera S. Allora da qui non mi costa poi molto per velocità andare a cercare somma. Potevo anche scrivere SO e essere portato a soglia, sarebbe stato ancora più facile e veloce. Una volta selezionata la funzione somma, quindi riprendiamo la parte seconda, possiamo cliccare facilmente il tasto avanti. Vedete, non sottovalutate mai la potenza di chiarificazione di una potenziale funzione dalla guida accanto che ci dice esattamente, oltre il nome della funzione, vedete somma, anche esattamente cosa fa. A volte lo fa utilizzando dei termini che rischiano un po' di confonderci, ma c'è sempre scritto esattamente il suo significato. Quindi la somma restituisce la somma degli argomenti indicati, si era detto. Ovviamente il numero 1 è richiesto perché non si può fare una somma prima di numeri, ma ognuno di questi campi rappresenta uno dei nostri argomenti che aspetta di essere riempito correttamente. Abbiamo detto noi altri che gli argomenti di una funzione somma possono essere sia valori, quindi come 5, per esempio, è un valore che inserisco io direttamente qui in questo campo bianco, riferimenti, quindi magari mi vado io qui tramite questo tasto con la freccia verde, riduci o seleziona in altre versioni di Excel Calc, clicco qui e vedete la finestra si ridimensiona, si riduce perché mi permette di andare a prendere da solo, proprio qualcuno dei dati che magari ho già pronto e scritto. Per esempio, vi faccio vedere così fra l'altro esattamente da un esempio che faremo più tardi, vi faccio vedere anche l'esempio di andare a prendere il riferimento direttamente da un altro foglio. Mi basterebbe cliccare qui su questa cella, vedete da solo viene fuori B3, ma in questo caso, siccome non ho alcun numero di riferimento, alcun valore da prendere, vado direttamente sul foglio minimo e massimo e conta, che è una cosa che vedremo più tardi, e vedete in questa bella tabella mi vado a prendere il primo valore. Vedete cosa succede? Ora qui possono cambiare un po' le sintassi, ma quello che conta è che c'è il nome del foglio, qui punto in Excel, punto esclamativo, direttamente la coordinata. Vedete, quindi posso anche prendere un riferimento, è quel B2 che ci interessa a noi adesso, eh? Vi ho fatto vedere che si può aggiungere per questa differenza di sintassi anche direttamente qualche cosa che sta in un altro foglio. È facilissimo, sono solo dovuto andare a cliccare su un altro foglio. Al numero 3 vediamo una cosa ancora più difficile. Dovete sapere che all'interno di una possibile somma possono stare anche altre funzioni. Abbiamo parlato prima del fatto che c'è una priorità algebrica, no? Per cui le cose fra la parentesi vengono risolte precedentemente rispetto alle cose che non sono fra parentesi. Altrettanto le divisioni e le moltiplicazioni vengono risolte prima delle sottrazioni e delle somme. Quindi,
facciamo una prova di inserimento di un'altra funzione, così ve ne faccio vedere due in una. Come faccio a inserire una funzione all'interno di una funzione? È una cosa un po' particolare. Più è facile la funzione, come la somma che stiamo facendo adesso, e più è facile non perdersi all'interno. Ma, lo vedremo anche più tardi, in funzioni più complesse inserire un'altra funzione può essere molto molto confusionario. Andiamo a vederlo per toglierci ogni dubbio. Posso fare un clic direttamente, sempre dalla creazione guidata della funzione, su questo fx. Vedete? È sempre il solito simbolo, e questo vale sempre per tutti i programmi, mi raccomando, non vi fate scoraggiare dal fatto di avere una versione o un'altra. E, lo potete sempre vedere dal simbolo fx, che è lo stesso di creazione guidata della funzione, con una grande differenza. Quando io ci vado a cliccare sopra, riparto esattamente come prima. Qualcuno mi dice spesso a lezione, ripartiamo da capo. No, non ripartiamo da capo, perché se guardate bene quello che c'è scritto qui nel campo formula, vedete che tutto quello che avevamo fatto precedentemente, che se si fa in una cella vuota da 0 non c'è ancora scritto, è rimasto. Vedete 5, punto e virgola, e il riferimento B2 all'interno del foglio minimo e massimo e conta, punto e virgola. E poi, per esempio, mettiamoci un'altra somma. Vado avanti, vedete, ho cliccato sulla mia finestrella funzioni, ho premuto SO velocemente, sono arrivato qui e ho cliccato su somma. Vado avanti e lui riparte nel chiedermi quali sono gli argomenti della somma che vorrei inserire. Per esempio, io ci posso mettere un 2. Vedete che la formula qui sotto mi dice tutto quello che è successo, che ho già inserito. Vedete, c'è una somma che per funzione sostituisce quell'operatore. Io prima avevo bisogno di metterci il più, invece adesso posso semplicemente scrivere somma e lui lo sa già che di tutte le cose che dico lui dovrà fare poi la somma. Quindi posso semplicemente rifare velocemente quello che stavo facendo perché fatto a nulla, e quindi andare sul foglio questo e inserire di nuovo, così ve lo faccio anche rivedere, somma, avanti, scelgo di metterci 1 e 2, vedete il risultato mi dice già quale sarà, quindi posso già controllarlo su una somma così facile come stiamo facendo noi adesso. È bene insomma saperlo subito, magari lo sapevamo noi anche a mente, ma magari quando lo facciamo su tantissimi campi potrebbe essere più comodo e veloce farlo in questa maniera qui. E premo ok. Vedete che, come ci aspettavamo, nella cella ho il risultato, sopra ho proprio somma piena di tutte quelle cose che possono stare all'interno di una funzione, che abbiamo detto sono un valore, un riferimento e un'altra funzione. Ora, qualcuno di voi mi potrebbe dire, ma per quale motivo ci hai messo un'altra somma? Questa cosa qui è quasi scorretta, perché non serve poi a molto. Se io ci mettevo semplicemente 1, punto e virgola 2, il risultato era lo stesso. Vedete? Questo perché? Perché in realtà la somma, come voi ben vi ricordate sicuramente, ha una proprietà che si chiama commutativa, tale per cui non cambia pur modificando i membri, pur alternandoli, quindi non è servita a molto. Ma su una cosa molto semplice abbiamo già visto che esiste una serie di regole, di direzioni che possiamo prendere per riuscire a inserire una funzione all'interno di un'altra funzione. Qui non serviva, il metodo più veloce è questo. Ma per rispondere alla nostra Letizia che ci ha inviato questa domanda, vedete che il punto e virgola definisce tutti gli argomenti, cioè dice allora prima metto il 5 e poi punto e virgola e quel riferimento B2 di quel foglio laggiù che si chiama minimo e massimo e conta punto e virgola, quindi e ci aggiungo anche e poi 1 e ancora 2. Prima vi ho parlato anche di intervalli. Se io invece di quell'1 e quel 2 ci volessi mettere qui
tutti questi tre numeri, 1, 2 e 3, come posso fare? Allora, vi segnalo intanto che se io riclicco sulla mia cella attiva con il risultato della mia funzione, ma con anche la mia funzione che mi appare qui sulla riga di digitazione, posso facilmente ricliccare FX per ritornare con già la mia funzione compilata all'interno della creazione guidata della funzione. Da qui, potevo farlo anche da riga di comando di modificarlo, ma da qui ho più sicurezza nel modificarlo, perché comunque lì c'erano tantissimi versi di modificare per sbaglio, togliere il punto e virgola, magari cancellare la parentesi, portarmi a fare un errore. Quindi invece di cancellare da lì, cancello qui direttamente quello che non mi serve e mi vado a prendere, sempre attraverso questa funzione, si chiama riduci oppure seleziona, quella l'icona del foglio con la freccina verde che mi fa ridurre la mia schermata di visualizzazione della creazione guidata, e vado a cliccare sul 1. Su questo riferimento vedete che se io tengo cliccato il tasto sinistro del mouse e poi voglio andare a prendermi anche il 2 e il 3, quello che succede è che ovviamente vado a selezionare tutto quello che mi serviva, ma seleziono un intervallo di numeri. Cosa me lo prova? Il fatto che qui sopra ho già quelli riferimenti scritti nella maniera che in cui mi aspettavo di trovarli, che si è detta poco fa tratta dalle slide, cioè da D2 qui fino a D4. Quei due punti vogliono dire quello. Quindi quando appare una cosa di questo genere, vedete che i due punti permettono a due coordinate di stare accanto dicendo da qui a qui. In questo caso la selezione che abbiamo fatto noi era in colonna, quindi ovviamente vi posso dire solo sempre figurativamente, perché è comunque giusto, la prima in alto a sinistra e l'ultima in basso a destra, ma siamo sulla stessa colonna, quindi sono la prima e l'ultima e basta, D2 e D4. Quindi se io premo ok a questo punto, vedete il risultato cambia automaticamente. Vi avrei voluto far vedere come una delle prime cose, e ve la faccio vedere adesso, che l'importanza del riferimento è totale, perché se io qui ho il 5 per cambiarlo, che è il primo valore che ho immesso, ve lo ricordo, devo andare qua dentro, oppure nella schermata di creazione guidata, come vi ho insegnato adesso, e scrivere tutto quello che ci voglio. Però, se io invece del 5 volessi modificare le cose di cui ho dei valori, per esempio prendiamo di questo intervallo qui, io oggi so che invece di 1 ho un altro 100, mi basta modificarlo qui e automaticamente la formula che era correttamente stata fatta in precedenza mi appare già modificata, con il risultato già fatto. Ho sfruttato il potere di calcolo di Excel per impostare una formula e poi darmi la possibilità di variare tutti quegli elementi che fanno parte della formula e avere un risultato più velocemente. Bene. Adesso interromperò la condivisione dello schermo. Do qualche secondo a tutti per riallinearsi sulla pagina del webinar e andremo avanti con la seconda parte. Bene. Andiamo avanti, scusatemi per il colpo di tosse, e visualizziamo le slide successive. Bene, andiamo avanti. Dicevo che ci sono altre funzioni comuni che tratteremo all'interno del nostro webinar. Una di queste questo treno di funzioni, diciamo così. La prima funzione si chiama funzione massimo. Restituisce il valore massimo di un elenco di argomenti. Quindi grazie a questa potremo avere direttamente in maniera più veloce il valore più alto di un elenco di argomenti che sceglieremo. La sua sintassi è sempre con l'uguale davanti, max per esempio di un intervallo qui, da D1 a D8, adesso lo sappiamo leggere correttamente, e dice che il valore massimo di quella cosa, di quell'insieme di numeri, verrà automaticamente fuori nella cella da me selezionata. Le vediamo tutti in carrellata queste funzioni e poi riattiviamo la condivisione dello schermo per poterle vedere praticamente.
Se c'è una funzione di massimo, va da sé che esista anche una funzione di minimo. La funzione di minimo restituisce il valore minimo di un elenco di argomenti. La sua sintassi è sempre uguale, ve lo ricordo, min, anche qui per esempio dello stesso intervallo, da V1 a V2. Esiste poi una funzione che si chiama conta numeri. Questa funzione conta numeri, o a volte solo conta, conta i numeri presenti nell'elenco di argomenti. Quando dico a volte, tengo sempre in considerazione il fatto che voi possiate avere differenti versioni dei programmi succitati e in particolare una differenziazione fra Excel e i programmi open source delle release che preferite, OpenOffice, LibreOffice o quello che sono. La funzione conta numeri conta i numeri presenti nell'argomento, nell'elenco di argomenti, scusatemi. Quindi, per esempio, se io faccio conta, punto, numeri, da D3 a D7, avrò l'elenco esatto degli argomenti, quanti sono questi numeri contati. È una funzione che ha un'utilità, maggiore, naturalmente, nel caso si utilizzi una tabella veramente molto grande, potrebbe essere particolarmente utile magari a chi deve fare un inventario. Abbiamo la condivisione dello schermo per vederle subito queste funzioni. Quindi riavvierò la condivisione dello schermo. Qui davanti a noi, ora nel foglio minimo, max e conta, ci sono dei valori. Questi valori sono valori in questa tabella. Vedete, sono le temperature minime e massime di un po' di città e province italiane. Quando ancora vi si verificassero situazioni come questa, dove si vede leggermente che la scritta all'interno di una cella è parziale perché è come mangiata, ricordatevi sempre di fare un doppio clic fra le colonne o fra le righe, nel caso si trattasse di un valore di altezza della cella. Con un doppio clic semplicemente tutte le celle si ridimensionano correttamente per la parola più lunga o il valore più lungo che è situato all'interno della colonna. Vedete, per esempio, qui c'è Campobasso come provincia che non riesco a leggere totalmente. Mi basta andare fra la colonna A e la colonna B, fare un doppio clic e automaticamente il programma si ridimensiona quella colonna, ovviamente, per la parola più lunga che c'è all'interno. Bene. Dicevo quindi, noi abbiamo una temperatura minima e una temperatura massima di tutte queste province italiane. Vogliamo sapere così, subito, qual è la temperatura massima fra tutte e la temperatura minima. Come possiamo fare? Bene, andiamo a selezionare prima di tutto la cella accanto a massima. Non fa parte strettamente del webinar di formule, ma fa parte dell'utilizzo corretto di Excel o qualsivoglia programma ne faccia le veci, quello di essere estremamente ordinati nel rappresentare i dati. Pensate che quelle foglio elettronico che voi vi mettete a modificare e a creare deve essere una rappresentazione facile per qualcuno che non sa nemmeno di cosa state parlando. Quindi, tenuto di conto questo, è facile dire che quindi seleziono la mia cella vuota accanto alla dizione che mi permetterà di capire a cosa fa riferimento il valore che verrà fuori lì, e vado a cliccare su FX. Sappiamo quindi da prima che se io clicco all'interno della finestra funzione posso andare velocissimamente direttamente a trovare l'inizio della lettera del nome funzione che ci interessa, in questo caso mmax, addirittura io ho fatto ma, ripeto, per fare ancora più veloce, ed ecco qua il mio valore massimo. Max mi fa vedere la sintassi, quindi max, aperta parentesi, numero 1, punto e virgola, numero 2, restituisce il valore massimo di un elenco di argomenti, come avevamo letto nelle slide. Andiamo ancora avanti. Vedete che in una modalità molto simile poi a quella che accadeva prima, ci sono un tot di celle bianche da riempire con i valori che ci interessano a noi. Abbiamo imparato noi altri che possiamo selezionare, quando dobbiamo selezionare tanti argomenti, come in questo caso, farli uno a uno sarebbe un suicidio. Quindi possiamo utilizzare un intervallo.
Andiamo a cliccare su quel tasto riduci o seleziona a seconda del tipo di versione di programma che utilizzate, ma pur sempre rappresentato con una tabella e una freccia verde, una finestra e una freccia verde, che ci riduce la schermata di creazione guidata della funzione. E andiamo a selezionare dalla prima temperatura massima, nel mio caso, fino all'ultima delle temperature massime. Scorro e quindi i valori, i riferimenti che vengono presi sono C2, il primo, e C21. C21, noto subito che è 21C, quindi sono d'accordo. Altrettanto, vedete che automaticamente la temperatura massima parte da C2, sono d'accordo anche qui. Quindi posso semplicemente o premere invio oppure cliccare e ricliccare su quel tasto che avevo in questo momento selezionato. Vedete che vi fa vedere la freccia inversa rispetto a quella di prima, no? Prima la volevo ridurre, ora la voglio riespandere questa finestra. Bene, cliccando OK, facilissimamente ho il risultato che stavo cercando. Un risultato centrale. Meglio. Bene, facciamo la stessa cosa per il minimo. È un'altra funzione, ma estremamente semplice. Attivo la mia funzione, mi raccomando, prima vado sempre su. Assolutamente su una cella bianca, una cella vuota, e vado a cercare minimo. Vedete che proprio la prima funzione che mi viene fuori è min. Facciamo attenzione a non scambiare ovviamente la funzione che stiamo cercando, il nome della funzione che stiamo cercando con altri, perché minimo come somma, come altre funzioni, hanno un principio che è uguale, ma poi ce ne sono delle altre che fanno altre cose, quindi rischiamo di rimanere un attimino incartati perché non riusciamo a fare quello che ci aspettiamo. No, troviamo solo min. Noto ancora il nome è min, la sintassi è min, aperta parentesi numero 1 e numero 2, quindi sa che deve restituire un valore minimo di un elenco di argomenti. Anche qui devo andare a selezionare l'elenco degli argomenti, ma posso fare esattamente come prima. Nel caso voi non aveste, ovviamente come non avete, anche se saranno poi disponibili gli esercizi che stiamo guardando, non aveste un insieme di numeri, invece di inserirli a mano, potreste tutti quanti crearvi automaticamente una colonna di numeri. Ora inserisco l'intervallo e vi faccio vedere come. Quindi vado da B2, la temperatura minima di Ancona, fino all'ultima temperatura, che sappiamo essere quella di Venezia, B21. Ritorna, so che prima era C21. È la massima, è la colonna accanto, quindi va bene. E do invio oppure premo sul tasto per riallargare la finestra. Confermo che questo è il tipo di intervallo che mi serve, non voglio aggiungere altro, mi sta bene così, e questo 7 è la temperatura minima di questa lista di temperature. Certo, devo anche guardarle direttamente, sono poche temperature in fondo, però questo mi permette di automatizzare il procedimento. Vi dicevo, se voi non avete una lista di numeri, potete, anche se insomma lascia il tempo che trova, ma per fare questi esercizi, scrivere un bell'uno in una cella vuota, riselezionare la cella rendendola attiva, vedete viene come incorniciata. Poi nella parte in basso a destra, vedete c'è come un quadratino nero. Se andate col cursore su questo quadratino nero, e se non lo vedete bene vi invito a cliccare nella parte in basso a sinistra della vostra condivisione dello schermo, nella schermata con il mio schermo, trovate in basso a sinistra la percentuale di vicinanza e di zoom rispetto alla schermata. Magari ampliarla in questo caso può essere utile perché il quadratino è davvero piccolo. Vedete che il cursore diventa una crocetta. Questa crocetta noi possiamo trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro e farla scivolare su tutte le altre celle generando una lista di numeri progressiva. Certo, è facile vedere che in questa lista di numeri progressiva il numero più alto è l'ultimo e il numero più basso è il primo, però ci potrebbe già servire per fare una prova veloce, o altrimenti potete riempire un po' di campi con un po' di numeri che vi vengono in mente.
Vediamo anche la funzione contanumeri. Faccio sempre le stesse operazioni, vado su una cella bianca, in questo caso accanto a dove ho preparato il fatto di volere il valore di contanumeri, d'accordo? Sono andato poi sul tasto FX, la creazione guidata della funzione, e rieccomi all'interno della parte funzione della schermata, l'ho attivata, ho premuto C. E devo trovare adesso la mia funzione conta numeri. Eccola qui. Conta i numeri presenti nell'elenco degli argomenti. Ripeto, qualcuno potrebbe averla semplicemente come conta a seconda del tipo di programma che sta utilizzando, ma il senso della funzione non cambia mai. Conta numeri conta i numeri presenti nell'elenco degli argomenti. La sua sintassi, avete visto, è conta.numeri, aperta parentesi tonda, e tutti gli argomenti che ci posso mettere, quindi N1, N2, N3, sempre divisi dal punto e virgola se ne aggiungo. Il valore 1, io so che voglio contare tutti questi numeri qui, per esempio. Tutti quelli che trovo all'interno della mia tabella delle temperature. Posso prendere direttamente l'intervallo. Vedete che qui ho preso un intervallo su più colonne e il primo dei riferimenti menzionati è il primo in alto a sinistra, no? Quella temperatura minima di Ancona, B2. E invece l'ultima è la temperatura in basso a destra, ultima ma in basso a destra, quindi non Venezia minima 11, ma Venezia massima 16. In basso a destra e quindi C21 per utilizzare direttamente il linguaggio dei riferimenti. Premo OK e qui in alto ho riempito correttamente quindi anche questo esercizio. Vedete, in alto abbiamo la funzione e nella cella direttamente il risultato. Ritorniamo a vedere quello che stiamo facendo, quindi interromperò nuovamente la condivisione dello schermo. Andiamo avanti. Esiste altrettanto un altro treno di funzioni che vediamo adesso, sono solo due, molto velocemente le guardiamo. La funzione media, che restituisce la media aritmetica di un campo, di un campione, e la funzione arrotonda. La funzione arrotonda restituisce il numero arrotondato al numero di cifre specificato. Queste due funzioni sono molto semplici. Vedete, la loro sintassi, sia per arrotonda che per media, è esattamente il loro nome. All'interno, proprio come succedeva prima, devo inserire dei valori. Ora, nel caso di media, è molto semplice perché voi sapete che la media non è nient'altro che la somma di tutti quei valori diviso il loro numero. Di tutti gli argomenti selezionati diviso il loro numero. Invece di farmi fare 1 più 2 più 3 diviso 3, mi permette direttamente scrivendo media di sapere che la media aritmetica la farà lui. Mi basta selezionare quegli argomenti, 1, 2, 3. D'accordo? Mentre in caso di arrotonda dobbiamo un attimo approfondire la questione. Arrotonda è una funzione che chiede due campi obbligatori. Il numero da arrotondare, facile il primo, e il numero di cifre a cui arrotondare l'argomento numerico. Che vuol dire? Andiamo avanti. Un cifre può avere tre, valori. Se è maggiore di 0, il numero viene arrotondato al numero di posizioni decimali specificato. Se un cifre è uguale a 0, invece, verrà arrotondato all'intero più vicino. Quindi se io ho un numero con la virgola, 1,44, 1,44 io so che voglio arrotondarlo, di solito per convenzione si dice fino a 4 diventa 0, fino a 5, da 5 in poi diventa l'intero successivo. Se voglio prendere l'intero più vicino devo mettere 0 come questo valore. Ma se invece volessi spostare 4,4 a 4,5, allora dovrei andare invece sulla specificazione del numero decimale e della sua posizione. Se un cifre è minore di 0, quindi è negativo, il numero verrà arrotondato a sinistra della virgola decimale.
Bene. L'ultima condivisione dello schermo per vedere queste cose anche direttamente al question time. Adesso inviate domande, dubbi o quant'altro a webinar@progettotio.it o segnalatele direttamente tramite la chat. Nel frattempo io riattiverò la condivisione dello schermo e cercherò pian piano di farvi vedere sia la media che la funzione arrotonda che rispondere a eventuali domande che sopraggiungono. Di nuovo al momento delle domande. Allora, sono arrivate due domande. Te le leggo in maniera sequenziale, poi eventualmente le rispondi con la decondivisione. Allora, la prima domanda è: come si fa la sottrazione? Questa è una gran bella domanda, in effetti. Vi ho detto prima che esiste una somma, esiste un prodotto, esiste un quoziente, ma non esiste di fatto una sottrazione. Dovete sapere che la somma in realtà è una somma che assume numeri relativi. I numeri relativi sono quei numeri, per intendersi, che hanno il simbolo o positivo o negativo. Quindi se io utilizzassi dei numeri negativi all'interno della somma, avrei probabilmente lo stesso risultato della sottrazione. Magari cerchiamo di spiegare meglio questa insieme alle altre cose di cui parliamo ora nella condivisione. Vediamo. Benissimo. L'altra domanda che ci è arrivata è questa. Come si copiano le funzioni da una cella all'altra o da un foglio all'altro? Beh, allo stesso modo per copiare vale quella che si definisce un trittico dell'informatica importante, cioè taglia, copia e incolla. Naturalmente quello che viene copiato, come abbiamo fatto per esempio prima, attraverso il trascinamento implica una modifica, per cui quei riferimenti dovrebbero essere assoluti. Possiamo fare anche una prova di questo durante la condivisione, cercando di essere estremamente rapidi per vederlo praticamente. Comunque si tratta se sempre di una copia vera e propria. Allora ti lascio alla Grazie. condivisione. Bene, quindi avvio la condivisione dello schermo, ormai avete capito, quando vi appare una finestrella che vi richiede l'attivazione della condivisione, cliccate sul bottone View Screen, vi dico già da ora, tenete d'occhio la parte in basso a sinistra della vostra condivisione per aumentare o allontanare lo zoom in maniera che possiate seguire tutto quello che faccio nella maniera più comoda a voi. Avviamo la condivisione. Allora, andiamo con ordine. Vediamo che qui c'è un bel foglio che dice media e arrotonda. Qui abbiamo una tabellina di generi alimentari. Hanno un prezzo minimo e un prezzo massimo. Se ci spostiamo qui nella seconda parte, ora ci facciamo bastare questa seconda parte, mi tengo molto vicino al foglio, vedete uno zoom addirittura al 250% per consentirvi di vedere quanto più possibile bene sin da subito tutto quanto. Quindi non riesco a contemplare tutto quanto il foglio all'interno subito. Vediamo un attimo come fare la media. Facciamo un bel F di X, come al solito, nella cella vuota, proprio sotto la colonna media, e andiamo a cercare media. Attenzione, vedete, ho seguito il solito iter che ormai abbiamo imparato insieme. Ho aperto la creazione guidata delle funzioni, sono andato all'interno del riquadro funzione all'interno della schermata. Per attivarlo ho cliccato, cioè ho premuto i pulsanti della tastiera per scrivere media, ma sono andato un po' lungo, ho scritto media troppo in maniera convinta e quindi ho davanti una cosa che si chiama media armonica. La media armonica però è una funzione che non vediamo adesso noi nel webinar, quindi diciamo che devo fare attenzione, ho bisogno anche qui di andare in media. È subito sopra, quindi ritorno indietro con la freccina in alto e seleziono media. Clicco avanti e vedete che sempre nel solito modo media restituisce la media aritmetica di un campione. Il numero 1 viene richiesto per forza perché ovviamente non si può fare la media di qualcosa che non ha alcun fattore. Quindi prendiamo come riferimento per esempio il prezzo minimo e il prezzo massimo e ne facciamo una media. Vedete, prendo l'intervallo anche qui, prendo il mio prezzo minimo e il mio prezzo massimo e
e premo invia. Vedete che automaticamente lui ha inserito quell'intervallo all'interno del numero e il risultato, 2,89 in questo caso, me lo fa già vedere. Premo ok e vedete che in effetti 2,89 la media. Bene. Mi raccomando, fate molta attenzione al formato cella, perché come vedete qui stiamo parlando di una valuta e infatti ho il simbolo dell'euro. Se io su questa cella clicco sul tasto destro, faccio formata celle, lasciando fare tutte le varie opzioni che non possiamo trattare tutte in questo webinar, ma possiamo guardare che la prima scheda della finestra che si è aperta è numeri. In questo momento la mia cella è destinata a dei numeri. Numeri che vuol dire? Vedete, vi fa vedere accanto il formato, vi chiede le posizioni decimali, vi chiede gli zeri in una lista di numeri, abbiamo imparato a fare insieme una lista di numeri veloce che ci serve al caso. Faccio un bell'uno, tiro giù quell'uno, mi metto 1, 2, 3. Che cosa posso fare? Dice, ma io ho tre numeri ma non ce l'ho nessuno negativo. Abbi pazienza, come faccio io a decidere di fare magari 3 meno 2? È molto semplice. Allora, ripremo la funzione somma, come l'abbiamo visto adesso. Vi dico che della funzione somma c'è sempre un autosomma, si chiama, o la sommatoria per intendersi con chi ha qualche ricordo matematico, cioè esiste un tasto, la lettera sigma maiuscola in greco, che rappresenta in matematica la sommatoria. Ce l'avete a volte accanto alla riga di digitazione, a volte direttamente sulla barra dei menu qui sopra, però il loro concetto non sbaglia mai perché è una somma velocissima, Vedete, compare direttamente uguale somma e al suo interno mi indica già un intervallo, me lo suggerisce, ma non è che per caso volevi sommare un intervallo vicino, mi metti un intervallo adiacente di solito. Io premo punch, perché non voglio in questo momento sommare l'intervallo adiacente, d'accordo? Anzi, voglio farne una sottrazione. Vado a prendere il mio primo numero prendo il 3. Poi voglio fare meno 2. Ma se io adesso andassi a cliccare il 2, tenendo premuto Ctrl in questa modalità, diciamo, più di linea di comando, fai il punto e virgola, il 2 sarebbe un numero positivo e quindi avrei 3 più 2, non 3 meno 2. Quindi fermo la condivisione. Se avete dubbi a riguardo di tutte queste tematiche, mi raccomando, scrivete a webinar@progettorio.it e noi vi risponderemo. Ah, mi sentite adesso? Dicevo, ho bloccato adesso la condivisione. Per qualsiasi cosa, mi dispiace, dobbiamo andare un po' di fretta, se avete domande, dubbi o qualcosa che ci volete dire, mi raccomando scrivete a webinar@progettotrio.it e questo ci aiuterà velocemente a capire come potervi aiutare. Vi riscriveremo magari direttamente dalla mail o anche avremo delle possibilità magari di interazione direttamente con lo staff Trio per aiutarvi in tutti quelli che possono essere i problemi e i dubbi che avete riguardo. Bene, andiamo avanti. La parte 3 è quella relativa a tre delle funzioni più utilizzate, ma anche potenzialmente complesse tra tutte quelle che vediamo. Andiamo avanti. Somma se. È una somma a tutti gli effetti, ma somma gli argomenti dati solo attraverso un criterio specificato. Mi spiego meglio. La sintassi di somma se, vedete che è somma se, somma punto se. Ora vi tolgo la mia faccia, ecco, da davanti così la vedete meglio. Somma punto se specifica di cosa si tratta, l'intervallo di somma. Ora vediamo tutti e tre questi parametri, che cosa vogliono dire. L'intervallo è l'intervallo di celle da valutare in base al criterio, quello da sommare le celle vuote e i valori di testo, ci segnala qui giustamente la slide, verranno ignorati. Quindi attenzione a non lasciare una cella vuota perché altrimenti non verrà contata. Avanti. Il criterio è in forma di numeri, espressioni o riferimento di cella o addirittura testo
proprio un'altra funzione, un modo di definire le celle che verranno sommate. Qualsiasi criterio di test o di altro tipo, comprendendo i simboli logici o matematici, deve essere racchiuso fra le virgolette doppie, gli apici. Che vuol dire? Vuol dire che se io voglio sommare solo i numeri maggiori di 5, maggiore di 5 voi sapete è un simbolo matematico, se voglio fare maggiore di 5 devo mettere quel maggiore di 5 tra virgolette. L'intsomma è un argomento facoltativo, cioè non è necessario per l'espletazione della somma sé. Corrisponde alle celle da sommare a prescindere dal criterio. Cercheremo di vedere anche qui un esempio pratico. Prima di attivare la condivisione dello schermo, guarderei però direttamente la conta sé. Attiviamo direttamente in fondo, così possiamo fare qualche passaggio in più, meglio perdere qualche minuto in più, diciamo, sopra il foglio elettronico che invece non di leggere le slide. Quindi, conta sé, conta il numero di celle di un intervallo che soddisfano un singolo criterio specifico. Anche questa è una funzione, si dice, condizionale, cioè io conto, svolgo quella funzione di conta, no? Un'altra funzione che noi conosciamo, se ci sono dei parametri, un criterio. Anche questo criterio, anche nel caso di conta, ovviamente sarà come nel caso di somma, cioè è un criterio che può essere matematico, può essere di diversi tipi. L'intervallo è sempre l'intervallo di celle da contare. Prima era da sommare, ora da contare, prima era somma sé, adesso è conta sé. I criteri sono numeri, espressioni, riferimenti di cella o stringhe di testo che determinano quali celle verranno contate. Quindi è il succo della funzione, è il se. Qual è il se, il motivo che ci spinge a contare in questo caso? Attiviamo adesso la condivisione dello schermo, prima dell'ultima funzione che guardiamo insieme. Attiviamo la condivisione. Abbiamo la condivisione. Vi ricordo come al solito che in tutti i casi la condivisione dello schermo vi apre una finestrella da cui dovrebbe apparirvi un bottone View Screen. Quella finestrella è quella che vi permetterà di attivare a tutti gli effetti la condivisione. Vedete che qui abbiamo una tabellina che ci dice un po' di prodotti e il tipo di spesa che abbiamo avuto, una specie di bilancio del mese o della settimana. Abbiamo speso questi soldi. Se io volessi fare una somma, d'accordo, ma non di quanto ho speso in generale, ma di una somma di quale categoria mi ha fatto spendere quanto. Quindi vedete, c'ho la categoria di spesa. Abbigliamento, alimentari, automobile, cure mediche, intrattenimento, elettronica. E poi c'ho una parte di dettaglio che mi spiega a cosa corrisponde quella spesa lì che ho fatto, no? Abbigliamento può essere scarpe, ma può essere anche, scegliamo un'altra voce più in basso, può essere una camicia, eh? Quindi facciamo assolutamente questo abbigliamento. Come facciamo? Lo facciamo attraverso la somma sé. Svolgere la mia somma. Qual è l'area in cui voglio svolgere la mia somma? È molto semplice. Questo. L'intervallo da sommare di questa area che abbiamo scelto è. Bisogna dargli un criterio. Come faccio a dirgli, guarda, io voglio sommare solo i valori relativi a abbigliamento? Metto, siccome è una stringa, cioè una parte scritta, come un operatore matematico si era detto, eccetera, va messa all'interno di due apici, il doppio apice, che si trova sopra il tasto 2, per intendersi, si attiva con shift o maiuscolo, come lo volete chiamare, e 2, e ci posso mettere abbigliamento. Ok, mi raccomando, prendete questa parte lì. Allora, se
Se io faccio così, vedete che qui compare un errore. Introduciamo l'argomento degli errori che andremo a trattare velocissimamente più tardi. Perché? Perché io ho messo in questo momento C2-C13, ma C2-C13 è quell'intervallo che mi permette di guardare soltanto il prezzo. Volevo far vedere fin dall'inizio, è questo. Quindi, grazie a questa cosa, io ho potuto mettere un numero di abbigliamento. Ora, non ho messo alcun terzo valore. Terzo valore. Ah, va bene, mi chiedono di tagliare, vi volevo far vedere più cose. Bene. Allora, facciamo la parte di conta se. Conta se. Allo stesso modo funziona conta se. Se voi andate in quest'altra esercizio che avrete modo di vedere, i passaggi da fare sono gli stessi, eh? Seleziono sempre la mia cella vuota, avvio la funzione, cerco conta se, area e criteri. Vedete, mi dice conta gli argomenti che soddisfano i criteri specifici. Persone, diciamo così. Devo selezionare l'area, devo selezionare il criterio, ovviamente che è la cosa più difficile. Faccio vedere subito, sarà per esempio di contare tutti quelli che si chiamano rossi, oppure tutti quelli che si chiamano bianchi, uguale bianchi. Bene, e in questa maniera con quell'area lì vedete un attenzione, apprendo tutto quanto per bene. Anche l'uguale dentro, ha ragione lui, mi raccomando, vedete c'è un solo bianchi, quindi il criterio è apici uguale bianchi e il risultato sarà 1. In questo caso io devo cercare Firenze in realtà, ma va bene uguale. Vi disattivo la condivisione dello schermo perché siamo agli sgoccioli. E vi faccio vedere le slide sulla cerca verticale. La cerca verticale è una delle funzioni più utili ma anche complesse da studiare per gli utenti. È una funzione che ha questo senso. Cerca un valore nella prima colonna di una tabella. Vedremo ora che cosa vuol dire. Cioè mi permette di fare una ricerca veloce, di stampare velocemente un valore o una parte, una porzione di testo, una cella. Direttamente all'interno di una cella, fare una ricerca veloce, scandaglia in colonna e mi permette di fare questa ricerca veloce. Vedremo all'interno della condivisione di che cosa si tratta. Ma è fatta da queste quattro parti sintattiche. Il valore o criterio di ricerca viene chiamato, è quello che vogliamo ricercare nella prima colonna della matrice. Matrice è un sinonimo di tabella in questo caso, d'accordo? Può essere un valore o un riferimento, ci dicevo. Tabella matrice, vi dicevo appunto, è l'intervallo su due o più colonne dove verrà effettuata la ricerca, di solito tutta la tabella in cui voglio ricercare il mio valore. L'indice è il numero di colonna della matrice del quale deve essere restituito il valore corrispondente. Quindi io devo proprio contare le colonne della mia tabella, 1, 2, 3 per dire. E se voglio il risultato nella terza colonna, posso tranquillamente andare in questa direzione e mettere 3. Infine l'intervallo ordinato è un valore logico. E se consente di specificare se deve trovare una corrispondenza esatta oppure approssimativa. Se l'intervallo è vero o viene omesso, quindi non viene scritto, è uguale a 1, viene restituita una corrispondenza approssimativa.
Sì, non viene ritrovata nessuna corrispondenza esatta, quindi nel caso uno, che ne so, voglia fare una specie di tabella con i voti degli studenti, e gli studenti avessero come voti dei voti intermedi, no? Cioè con 5 si è bocciati, con 7 si è promossi, fra 5 e 7 si è sempre o bocciati da 6 a 7 o da 5 a 6 si è bocciati. Allora, in quel caso, se non viene trovata una corrispondenza esatta, lui approssima a quello che trova più vicino. L'intervallo invece è falso, 0, consente di trovare la corrispondenza solo esatta. Facciamo una condivisione per vedere velocissimamente di cosa si tratta. Bene, eccoci qui. Allora, vedete che per fare questa cerca verticale io vorrei trovare il dito proprio di questi media incassi. Il signor Rossi ha preso 56 euro, Innocente ha preso 1.298 euro e così via. Se io voglio trovare se l'esito dell'incasso corrisponde a queste quattro categorie, basso, sufficiente, buono o ottimo, faccio una ricerca verticale. Come faccio? Funzione guidata. Qui nella cella sotto esito, vedete, faccio funzione guidata. Faccio un cerca verticale, quindi vado a ricercare la mia funzione cerca verticale. Vedete, valore o criterio di ricerca, matrice, quando si vuol dire matrice e tabella, indice ordinato. Vado avanti e faccio criterio di ricerca. Beh, il criterio di ricerca è certamente il valore di incasso del signor Rossi, per partire. Perché voglio sapere se 56 euro a cosa corrisponde, basso, sufficiente, buono, ottimo. Poi prendo una matrice. La matrice è la tabella in cui devo cercare questo valore. Ora, normalmente sarebbe proprio la tabella in cui si sta operando, ma in questo caso c'è questa tabella che dà le categorie, che dice chi è basso, chi è sufficiente, chi è buono e chi è ottimo. L'indice è il numero della colonna della tabella. Voglio il risultato. Come 0, 100, 300, 500 ci metto 1, la prima colonna della tabella. Se no, se voglio basso, sufficiente, buono o ottimo, ci metto 2 come valore. E noi facciamo così, ci metto proprio il valore 2 perché è la seconda colonna. Vedete che già il risultato mi viene bassi? L'ordinato serve, come sarà detto, per dire logicamente, cioè se è vero o falso, che io devo trovare una corrispondenza totale, esatta. Se metto 0 per la corrispondenza esatta, vedete che mi dà subito un errore di risultato, non disponibile. Perché? Perché qui non c'è una corrispondenza, non c'è scritto 56. Quella corrispondenza non è possibile adesso. Io invece ne metto 1, vedete che lui dice, bene, trovami il valore approssimato più vicino, per cui è 56. Lui dice, da 0 è bassi, da 100 è sufficiente, quindi da 0 a 100 vuol dire che ci sta, è lì che sta il mio 56. E vedete che mi viene fuori basso. Ora, per fare estremamente in maniera veloce, potrei ripetere questa operazione tante volte quanto ogni alunno, ogni persona che fa questo incasso. Se io però trascino giù, quello che succede è che, vedete, guardiamo con attenzione, B2 diventa B3. Come eravamo abituati a capire, certo, mi fa comodo anzi che faccia così, no? Trova 1.228 al posto del 1.228. Attenzione, qui è cambiato un valore che non doveva cambiare. Cioè, mi è andata bene perché si è spostato solo di 1, ma la tabella che ha preso, vedete, ha delle righe vuote. Non è la mia tabella originale. Quindi, devo fare attenzione, se lo tiravo giù più a lungo, a un certo punto sbagliava. Quindi, per vedere velocissimamente come fare, vi ricordate, dobbiamo imporre dei riferimenti assoluti. Questi riferimenti assoluti mi basta andare qui, premere il mio bel Shift F4 se sono su un programma come OpenOffice o LibreOffice o F4 se sono su Excel, e eccoli qui. E2 e F5 sono fissati adesso. Se io adesso mi vado a trascinare nelle celle sottostanti tutto quanto, vedete che continuano a essere giustamente incasellati. Bene, questo è un esempio di cerca verticale.
disattivo adesso la condivisione dello schermo. Vi invito ancora per eventuali domande e altro. Vi invito ancora una volta a scrivere a webinar@progettotrio.it. Siamo un po' di corsa, quindi non possiamo più soffermarci. Abbiamo una domanda. Posso integrare altre funzioni in una cerca verticale? La risposta è certo che sì, come abbiamo visto quando abbiamo fatto quell'esempio anche banale sulla somma, in realtà è sempre possibile inserire come valore di una funzione, a meno che non sia specificato il contrario, proprio un'altra funzione. Ovviamente sarà opportuno integrare all'interno magari di alcuni esercizi, tra quelli che potrete anche scaricare direttamente dopo il webinar, quando queste slide stesse verranno pubblicate, magari una spiegazione che possa darvi un aiuto per integrare una funzione all'interno del cerca verticale. Per esempio, una funzione di cui non abbiamo parlato, che sarebbe perfetta per fare questa cosa, è la funzione se, che permetterebbe di dire fai questa cerca verticale se e solo se c'è un dato criterio, viene sopperito, diciamo, in qualche maniera, o insomma se. Bene. Quindi velocissimamente dell'ultima parte. Nell'ultima parte vi ricordo che gli errori più comuni sono iniziare una formula senza il segno di uguale. Se si omette questo segno si può aver messo tutto quanto sintatticamente correttissimo, ma certamente non una funzione. Bisogna far corrispondere tutte le parentesi aperte e chiuse. Tenete sempre sotto attento controllo il numero di parentesi, soprattutto se annidate delle funzioni in altre funzioni, perché è un attimo che si perde subito la percezione delle parentesi e poi si rischia di stare facendo tutto correttamente, tranne una parentesi magari cancellata per svista. Utilizzare i due punti per indicare l'intervallo, così come punto e virgola per suddividere il numero di argomenti, sono anche questi alcuni degli errori più comuni. L'errore cancelletto, quando una cella è troppo piccola per mostrarvi tutto l'errore, allora succede esattamente questo. Vi viene fuori questo errore qui. Ho visto che c'era anche una domanda di qualcuno che aveva già fatto proprio su questa cosa qui. È vero, vi vengono questi cancelletti, ma vi basta andare a fare doppio clic sulla colonna riaprendola per far sì che possiate visualizzare il valore mostrato. Infatti basta, vedete, ingrandimento della larghezza o altrimenti applicare un formato numerico differente, accertarsi che le formule di data ora siano corrette. Questo deve essere un po' la tabella riassuntiva dei valori più comuni che vengono restituiti. Div slash 0 punto esclamativo. La formula contiene una divisione per 0 e questo non è in grado di farlo. Il valore non è disponibile, uno dei valori della formula non è disponibile. Per quale motivo? Vi ricordate poco fa quando abbiamo visto la cerca verticale? Stavamo cercando un valore come quel 56 euro all'interno di una tabella che andava in intervalli, cioè diceva da 0 a 100 sei un fatturato basso, da 100 a 200 sei sufficiente. Quindi non è un valore certo, non è un valore esatto. Quando io gli dicevo che il mio ordinato doveva essere 0, quindi una corrispondenza esatta, lui mi diceva il valore non è disponibile perché non c'è. Errore di nome. Nella formula è stato usato il nome di un intervallo non riconosciuto. Errore nullo. La formula contiene un riferimento di cella non valido. I motivi per cui uno può sbagliare a scrivere. Bisogna sempre fare molta attenzione. Vedete che cliccando i nomi e i riferimenti vengono messi automaticamente. Cercate di seguire questa via perché magari vi permette di prevenire diversi tipi di errori dovuti a errori di battitura. Num, la formula contiene un numero, un riferimento sbagliato. Rif, la formula contiene un riferimento non valido ad una cella o un intervallo. Valore, uno degli errori più comuni di tutti, la formula contiene un argomento, un operatore non valido. Cioè ho sbagliato a scrivere, probabilmente, oppure ho scritto una parola nel mezzo, eccetera, qualcosa che mi ha permesso di avere questa genere di errore.
Vediamo la condivisione dello schermo. Questi argomenti trattati nel corso del webinar di oggi. Li chiamiamo Valentina. Di nuovo, ora tempo vi ricordo che qualora doveste avere delle domande sugli argomenti trattati da Riccardo o di qualunque genere da sottoporci, potete inviare una mail all'indirizzo webinar@progettotrio.it e il docente risponderà alle domande che ci sono pervenute. Vi ricordo inoltre che troverete il link alla registrazione di questo webinar e le slide che sono state usate disponibili all'interno della sezione informatica della pagina Webinar e Aule Virtuali oppure all'interno del laboratorio didattico Trio di informatica e inglese. All'interno della sezione temi generali della pagina Webinar e Aule Virtuali inoltre trovate i link alle registrazioni di tutti i webinar precedenti che sono cercare un lavoro e internazionalizzare. Vi ringraziamo molto del tempo che ci avete dedicato e vi salutiamo. Arrivederci e buona giornata. Grazie mille, arrivederci.